una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare. L'obiettivo è quello di tenere allenati questi giocatori che non hanno ingaggio, quindi creargli e ricreare la situazione che possono trovare in una squadra di calcio normale, quindi con tutti i servizi, dalla lavanderia per l'abbigliamento degli allenamenti atletici fatti in un certo modo, e anche la parte tecnica, che è comprensiva anche di amichevoli, che sono quelle poi per metterli in evidenza. Devo dire la verità che quest'anno, dopo, cioè, c'è sempre stata una grande adesione, però sicuramente quest'anno è stato l'anno migliore, diciamo, dell'attività. Nel periodo, diciamo, dal venerdì prima di Ferragosto e il lunedì dopo, siamo riusciti a piazzare quasi tutti i giocatori, che è quello l'obiettivo principale, che l'attività, che insomma questa iniziativa si prefigge. Negli ultimi anni è diventato un camp multietnico, perché abbiamo giocatori che vengono dalla Bosnia, abbiamo avuto un serbo l'anno scorso, c'è Lorenzon, che è un argentino che ha giocato in Germania, che praticamente è cresciuto calcisticamente nella Platense insieme a Trezeguet. Ho cominciato con 18 anni, ho giocato Serie A in Argentina, dopo è andato in Cile in Serie A, Ecuador Serie A, Bolivia Serie A, ho fatto gli ultimi 10 anni in Germania, Serie C, Serie B. Va bene, sono qui, voglio trovare un posto per me nel calcio italiano. C'era Savio Amirante, che è un altro giocatore di Genova, che ha avuto la fortuna di andare a giocare in Svizzera e in Germania e si è accasato al Savona, quindi questi sono quelli un po' più di rilievo. C'è Lanati, che giocava l'anno scorso a Caperana, che ha giocato in Serie C a Carrara, che è a scuola Sampdoria. Cerchiamo di tenerci in forma qua in questo progetto di mister Franco Maccaro, per poter trovare una buona sistemazione. Intanto vi divertite? Intanto ci divertiamo e ci alleniamo anche duramente. Tutte le partite che abbiamo fatto, due o tre amichevoli, c'era molta gente, c'erano parecchi allenatori a vedere, infatti gli ultimi due pezzi sono andati via due giorni fa, che sono Boreani e Tosa e Caffieri, che si stanno allenando col Ponte 10, aveva un po' di problemi a trovare giocatori, quindi ci hanno contattato e gli abbiamo mandato tre ragazzi. Gioco, ma non ai livello dei ragazzi che presenziano qui, perché sono tutti di Serie D, eccellenza e promozione. Io gioco in seconda, terza categoria, l'estate sono qua ed è il modo migliore secondo me per tenersi in forma, buttare giù qualche chilo. È comunque un'iniziativa che in Liguria, penso che anche in Italia a livello dilettantistico, sia unica ed è insomma da vivere, perché si respirano dei bei climi e per gente come me si pensa anche di essere un giocatore bravo certe volte.